Tenendo fede ad un brand ormai consolidato alla provincia per, oggi al quarto appuntamento ci ritroviamo per celebrare e ricordare un anniversario particolarmente importante per il Paese. Sono trascorsi infatti 154 anni dall'unificazione nazionale italiana. È in atto un processo di riforme istituzionali e sociali, figlio della presa di coscienza della necessità ormai indifferibile di cambiare profondamente il nostro sistema Paese. Sarà un processo che molto probabilmente cambierà il volto dell'Italia che conosciamo e, come tutti i cambiamenti, genererà inevitabilmente, insieme a speranze per il futuro, anche apprensioni e a volte ostilità. Mai, come oggi è necessario per capire chi siamo e dove andiamo, chiedersi da dove veniamo. E proprio in momenti di transizione come questo, nei quali vacillano equilibri consolidati da decenni, che è particolarmente necessario rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità nazionale, la coscienza di far parte di un popolo unito in un solo Stato, la consapevolezza che solo l'unità di intenti, ma anche di azione, è la strada giusta per uscire con rinnovato spirito da una crisi che non è solo economica e sociale, ma è forse oggi ancora di più valoriale. Ringraziamo anticipatamente gli illustri relatori che oggi testimoniano la presenza dello Stato in tutte le sue declinazioni e per Sua Eccellenza il prefetto Vincenzo D'Antuono, prefetto di Pescara, e è presente in sala la dottoressa Maria Carla Di Cesare, viceprefetto aggiunto. Il prefetto D'Antuono purtroppo ha avuto un problema di salute all'ultimo momento. Il presidente della provincia Antonio Di Marco, il presidente della regione Abruzzo che stiamo aspettando, Gian D'Alfonso, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. E insieme a loro, cioè alle istituzioni, due istituzioni, cioè due storici importantissimi, il professor Marco Patricelli e il professor Enzo Fignani, incidente tanto, ma anche direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara. Ne approfitto per salutare in sala il dottor Nicola Mattoso, presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, ma io penso che lui faccia ancora più piacere il presidente, essere menzionato come presidente della Fondazione Brigata Maiella. L'Asso Arma con il presidente Cavalier Tito Di Sante, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'Associazione Arma Aeronautica, l'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Sardegna, l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore delle Reali Tombe del Panteon, assieme all'Istituto del Nastro Azzurro, l'Associazione Nazionale Forestale, l'Istituto Nazionale della Legion d'Onore dei Cavalieri Vittorio Veneto, e vedo anche un rappresentante, lo ringraziamo, sono sempre presenti, della Capitaneria di Porto. Passo la parola al dottor Antonio Di Marco, presidente della provincia, per un saluto. Grazie a Loris Di Giovanni che coordina questo momento di riflessione attorno all'idea dell'Unità d'Italia. Io credo che per tutti quanti noi questa sera sia sintomo anche di riflessione tecnica a questo momento che solitamente viene festeggiato nelle 150, nel 200, no? Dovremmo forse festeggiarlo ogni giorno, credo io, in Italia, per sapere che l'Italia è una e indivisibile. Dal punto di vista delle istituzioni che spesso dimenticano che il nostro, diciamo, territorio nazionale ha bisogno sempre di essere difeso e soprattutto di aiutare le generazioni future a avere sentimenti sempre più nobili rispetto alla nazione per la quale ci si spesi non poco negli anni affinché fosse quella che è attualmente. Io credo che la riflessione a cui saremo chiamati a essere anche molto attenti, che è quella dei due amici che hanno reso disponibile la loro appunto attività di studio, che appunto appena citato Loris, ci aiuteranno a definire in qualche misura qualche riflessione ulteriore, diciamo a crescere anche qualche livello di ulteriore approfondimento sul tema dell'Unità d'Italia. Io credo che sia importante farlo questa sera qui in provincia, lo abbiamo condiviso con il prefetto D'Antuono e tra l'altro credo che saremo anche aiutati non poco da quello che è il livello della nostra attenzione che abbiamo sulla cultura da parte del nostro direttore della Biblioteca Provinciale Fignani che da sempre segue con molta attenzione i temi appunto afferenti alla storia e non solo. Io ringrazio il sindaco di Pescara che è qui con noi che ci aiuta appunto a essere ancora più incisivi
a livello istituzionale per le riflessioni che faremo, e porto anche i saluti di tutto il Consiglio provinciale e soprattutto dei sindaci di questa provincia, che come sapete da una settimana molti sindaci, e li saluto qui questa sera, stanno vivendo momenti non facili rispetto alla tematica dei dissesti, della luce che ancora stenta ad arrivare definitivamente in tutti i paesi, e soprattutto di difficoltà afferenti anche a delle ulteriori problematiche che stanno venendo fuori in queste ultime ore. Io a loro faccio un saluto particolare di vicinanza, perché poi ha vissuto tutta la prefettura insieme alla provincia, insomma, la tematica delle difficoltà dei sindaci, e ne sono veramente tanti. Una settimana fa eravamo qui proprio a coordinare un momento di protezione civile ed erano più di 30 i comuni interessati, tra l'altro senza luce, come potete immaginare. In un tempo come il nostro, rimanere senza luce per più di 5-6 notti non è una cosa così facile. Concludo ringraziando tutti per la presenza e partecipazione, e assistiamo a questo punto, ci sarà Marco Alessandrini, vi farò un suo saluto, ti passo io la parola, ripasso la parola a Loris e Giovanni, grazie a voi. Il prefetto di Pescara, il dottor Vincenzo D'Antuono, ha seguito con attenzione, io direi anche con orgoglio, il convegno di oggi. La prefettura di Pescara, in vero, già nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, si è distinta in Abruzzo per quantità, ma soprattutto per qualità di iniziative promosse dal comitato istituzionale che presiede. Partirei dal dibattito pubblico tra gli studenti di 7 istituti superiori rappresentativi di tutto il territorio provinciale, all'exo magistrale del magistrale del professor Stefano Trinchese, dalle mostre in archivio di Stato alle rappresentazioni teatrali in collaborazione con associazioni, fondazioni, enti. Vedete, i prefetti furono fondamentali nel processo di unificazione nazionale, lo furono a mio avviso di più anche durante la crisi dello Stato liberale, nel secondo risorgimento, che qualcuno chiama liberazione, e lo sono oggi nello Stato della Repubblica. Quindi un ringraziamento davvero di cuore, ci dispiace che non possa essere con noi al prefetto D'Antuono, un saluto alla dottoressa, di nuovo rinnoviamo il saluto alla dottoressa Maria Carla Di Cesare, il viceprefetto aggiunto, e passiamo la parola al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera a tutti, grazie Loris, grazie a voi per essere qui. Oggi siamo in qualche modo convocati ad un compleanno, 154 anni dell'Unità d'Italia, che ci riguarda tutti, perché siamo tutti italiani. Ogni tanto mi capita di confrontarmi con qualche esperto di protocollo, il quale osserva come le ricorrenze debbano essere celebrate in numeri, simbolici, decine. Quindi probabilmente un esperto di cerimoniere troverebbe incongruo il fatto che si celebri un 154° anniversario. Io invece voglio naturalmente andare oltre le forme solenni vuote e in realtà ringraziare chi ha pensato un'occasione come questa, perché il concetto di unità nazionale mi sembra che valga sempre la pena di discuterlo. Certo, forse ciascuno di noi ricorda le immagini del 150° anniversario tondo, ricordo una serata molto, molto patriottica, anche bella, perché penso rappresenti il senso di appartenenza di cui c'è un gran bisogno. E unità è un concetto che 154 anni dopo riaffiora nel nostro presente, in cui viviamo una società in cui c'è molto individualismo, e questo forse facilita il sorgere di certe derive secessionistiche che pure ci sono state in questo paese. E poi, però, quello che voglio condividere con voi, in qualche modo forse stimolato dalla presenza dei due storici, la storia resta, io credo, la materia più bella che ci sia in giro. Ho ripreso qualche carta a proposito di quel 17 marzo del 1861, allorché con una decisione del Senato, della Camera dei Deputati, sostanzialmente nasceva lo Stato italiano.
veniva tutto deliberato nella sede di Palazzo Carignano, cioè nel Parlamento riunito ancora a Torino, con dei rappresentanti che erano stati eletti pochi mesi prima, nel gennaio dello stesso anno, e che, prego, no scusi, e i quali a distanza di così poco tempo sono stati chiamati a prendere una decisione così importante. E mi è venuta una piccola curiosità che immagino che potrà essere sviluppata da chi su una figura, quella di Camillo Benso, conte di Cavour, che è stato il primo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, assunse su di sé anche due interim, ho visto, di Castelli della Marina e degli Esteri. Era anche curioso vedere com'era distribuita la compagine ministeriale di quel primo governo, che in qualche modo anche geograficamente rappresentava lo specchio fedele di un'unità appena dichiarata. La giustizia c'era un piemontese, l'agricoltura c'era un siciliano, la guerra un emiliano, le finanze un livornese, i lavori pubblici un fiorentino e l'istruzione un napoletano. Quindi, come vedete, diciamo molto, molto trasversale. E poi, poco tempo dopo, Cavour se ne va, muore improvvisamente a 51 anni nella sua casa di famiglia. E in questo modo il paese perde subito un grande statista di cui qualità poi sarebbero state rimpiante in seguito. Allora mi aveva colpito questa occasione per ricordare Cavour, che è stato un grande statista del suo secolo, libera chiesa in libero stato, e mi ha fatto sorridere scoprire che era detto il grande tessitore. E però ogni tanto questo tessitore si trasformava in tassatore, perché evidentemente per tessere era necessario anche tassare. Ma questo naturalmente è un altro discorso, forse quasi frutto delle suggestioni di chi amministra un comune che martedì avvia una cosa molto importante, che è la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Ma appunto, insomma, questa è un'altra storia di contabilità pubblica. E poi un'ultima citazione, proprio sempre su Cavour, il quale sosteneva di non avere alcuna fiducia nelle dittature, soprattutto nelle dittature civili. Non si è mai sentito debole Cavour se non quando le camere erano chiuse, perché sosteneva Cavour che la via parlamentare è la più lunga e la via più sicura. Questo per dire che in fin dei conti le vie parlamentari rappresentano in qualche modo il rispetto delle regole, di cui penso ci sia un grande bisogno nel 1861, così come oggi naturalmente. Io concludo qui questo breve indirizzo di saluto, grazie ancora. È veramente una sensazione piacevole quella di trovarsi un pomeriggio di così marzo, in cui la primavera sembra affacciarsi, in una sala come questa in cui ci sono dei cittadini interessati. Questa è la miglior risposta nei confronti dell'indifferenza, è uno dei mali del nostro tempo. Grazie. Grazie al signor Scala di Sanguini, che tra poco ci dovrà lasciare perché c'è un altro evento. Finiti gli interventi istituzionali, è arrivato il momento di ascoltare, per ritornare al discorso che si faceva prima, da dove veniamo. E da dove veniamo lo ascoltiamo dalla voce di due storici abruzzesi davvero particolare. Partirei da Marco Patriceli. Il professor Patriceli insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università d'Annunzio di Chieti ed è consulente del TG1 Storia. L'elenco sterminato dei libri ve lo risparmio. Abbiamo avuto già il piacere di ascoltarlo il 27 gennaio scorso in occasione dell'evento La Provincia per la Memoria, nel quale, non ce lo nascondiamo, ci ha rapito con le gesta di un antieroe di Vito Pileggi, il volontario di Auschwitz, ed è rimasto nel cuore di tante persone che vedo anche questa sera. La parola al professor Patriceli. Buonasera, grazie della parola. Io sono un po' Gian Burrasca questa sera, così spezziamo un po' di vincoli istituzionali, di grammatica. 17 marzo 1861, nasce il Regno d'Italia, e ci fermiamo qui perché in realtà questa data è stata un po' arbitrariamente utilizzata per dire che l'Italia acquista la sua unità. Abbiamo celebrato il 150° dell'Unità d'Italia 4 anni fa,
Ma quale unità se nel 1861 Roma non c'era, il Veneto non c'era, il Friuli non c'era, Trento non c'era? E quindi cominciamo a sgomberare un po' questa storia risorgimentale assolutamente inquinata dalla retorica e dall'antiretorica. Siamo stati tutti a scuola. Voi ricorderete sicuramente che già i maestri ci parlavano dell'impresa dei mille, gli eroi, i buoni. È un po' una visione manichea come film western della nostra infanzia: i buoni erano tutti da una parte, i cattivi tutti dall'altra. Ma i soldati dell'esercito di Francesco II erano chiamati sistematicamente i borbonici. Quasi nessuno ci ha mai spiegato che quelli erano italiani. Erano napoletani, erano calabresi, erano abruzzesi, erano lucani. Invece si chiamavano borbonici in maniera tale da anestetizzare quello che fu l'impatto devastante in quella che era un'espressione geografica, come diceva purtroppo giustamente Metternich. Questo paese non riacquista l'unità perché non ha mai avuto l'unità, neppure se noi ci richiamiamo ai tempi dell'impero romano. L'Italia purtroppo era un'espressione geografica, era quella terra che andava dalle Alpi fino alla Sicilia. 17 marzo 1861 il Parlamento ex piemontese diventa il Parlamento italiano. Pensate un po', viene proclamato il Regno d'Italia quando proprio qui in Abruzzo, cimitero del Tronto, si continua a combattere, dove ci sono degli italiani che combattono con lo stesso tricolore ma con uno stemma diverso al centro, perché mentre i piemontesi avevano lo scudo di Savoia, i soldati napoletani, come i soldati del Regno delle Due Sicilie, chiamateli come volete, ma erano anch'essi italiani, avevano il complicatissimo stemma dinastico del Borbone. Erano rimasti fedeli al loro giuramento di fedeltà al re. È una battaglia già persa. Cittadina del Tronto cade 3 giorni dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia che avviene non come ci hanno raccontato sui libri, forse per semplificare, forse perché del Risorgimento si era appropriato già il fascismo che aveva provveduto in maniera abbastanza marcata, strumentalizzata. Nasce per annessioni continue, quindi se c'è una fusione tra i 7 stati dell'Italia è sicuramente una fusione a freddo. Lo stesso re di Piemonte e Sardegna, Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e volontà della nazione, così abbiamo abbellito anche la nascita di questo regno per volontà della nazione, era la volontà forse dell'1% della nazione, perché quei pochi che avevano il diritto di voto lo avevano per censo, e certamente un contadino abruzzese o calabrese siciliano non aveva neanche la cognizione dell'idea dello Stato. Ritiene persino giusto non dover neanche cambiare il proprio nome, noi abbiamo il primo re d'Italia che è Vittorio Emanuele II, cioè il primo che è già secondo. Poi la retorica ha contribuito anche a creare degli altri miti sullo stesso re, il re galantuomo. Vittorio Emanuele II sarà stato un galantuomo dal punto di vista morale, ma non certamente quello che noi intendiamo per gente. Basti pensare che non parlava neppure italiano, parlava francese e piemontese. Le uniche sue attività a cui si dedicava anima e corpo erano la guerra quando poteva farla, altrimenti erano le donne, per il resto si disinteressava di tutto e ci pensava Cavour. Poi abbiamo avuto il figlio, Umberto I, il re buono. Sbaglio, lo stesso re che diede ordine a Papa Beccaris di sparare contro i manifestanti a Milano e quello decorò. Tant'è che arrivò un anarchico dagli Stati Uniti che lo uccise a Monza nel 1900, costringendo il suo figlio Vittorio Emanuele III, che non voleva fare il re, a diventare re. Il re soldato, che fu il re di Peschiera, e questo è il suo merito storico perché riuscì a bloccare le conseguenze dello sfondamento di Caporetto da parte degli austriaci, ma poi è stato anche il re di Pescara, perché quello che si è coperto di ignominia fuggendo da Roma verso Pescara, poi imbarcandosi ad Ortona per Brindisi, con la scusa di assicurare la continuità dello Stato. I re fanno altre cose in quelle situazioni. Dicevo, e noi in qualche modo dobbiamo avere anche il coraggio di non rileggere la nostra storia, ma di inquadrarla storicamente, appunto, perché la storia non è una successione di storielle. Se vogliamo credere che Garibaldi con 1000 ragazzotti volenterosi animati da sacro furore risorgimentale, e questi 1089, pensate che c'è una consistente quota, non grossa dal punto di vista numerico, percentuale di stranieri, c'erano polacchi, inglesi, tedeschi, ungheresi, erano quelli che non potevano fare rivoluzione a casa loro, non potevano completare il processo risorgimentale in casa loro, venivano a farlo qui da noi sull'onda delle idee di Mazzini. Beh, se possiamo credere che 1000
camicie rosse potessero sbarcare senza colpo ferire a Marsala e poi sconfiggere quello che comunque era un esercito, e così come c'è una cosa su libri di storia, forse abbiamo qualche difficoltà nel fare i conti con il passato. La nascita di uno Stato che non fosse né troppo grande né troppo debole, né troppo forte né troppo importante, faceva parte di giochi politici molto più in alto di quelli che potessero fare Vittorio Emanuele II e soprattutto Cavour. Era il grande interesse dell'Inghilterra e in particolar modo della massoneria inglese di costituire un contrappeso al potere della Francia nel Mediterraneo. La stessa Francia che viene risucchiata nella seconda guerra d'indipendenza e non ha, Napoleone III non ha nessuna intenzione che nasca un'Italia unita dalle Alpi alla Sicilia, si pensa a uno Stato italiano delimitare in qualche modo dai territori del nord, con il Papa a fare l'uscimento, il Regno delle Due Sicilie non ha mai dato da nessuno, a completare in qualche modo questo trittico di stati, non si pensa affatto a un'Italia unita. D'altronde anche i teorici dell'epoca, basti pensare a Cattaneo, Rospini, non pensavano a questo. L'Italia nasce un po' per caso, un po' per avventura, io dico anche per fortuna è nata l'Italia, però è nata in quel modo, e allora ce lo dobbiamo raccontare come è nata, non possiamo mobilitare comunque sempre una storia per abbellirla, come peraltro fece il fascismo, che si appropriò del mito risorgimentale. Guardate che il processo dell'Italia sicuramente non si completa nel 1861 e dura 70 anni, parte dal 1848 e si conclude nel 1918 con la fine della prima guerra mondiale, che per noi in qualche modo è la quarta guerra di indipendenza. Se fate un paragone in Europa, senza andare molto lontani, la Germania viene unificata in pratica con una sola battaglia, non con una guerra, la battaglia di Sadove nel 1866, per cui i prussiani, oltre a tirare fuori l'Austria dagli affari della Confederazione Germanica, spazzano via pure in qualche modo le resistenze interne della Germania, basti pensare al Regno di Baviera, il Regno di Baviera era alleato dell'Austria contro la Prussia, e poi il processo viene completato con la guerra contro la Francia, con l'Alsazia e la Lorena. Gli storici tedeschi hanno sempre in qualche modo, e io uso questo termine, irriso il processo risorgimentale italiano, appunto perché è macchinoso, frutto del compromesso, molto lungo, dicendo che l'Italia doveva la sua unità alle tre S. Le tre S erano la battaglia di Solferino, che fu vinta dai francesi, ma l'era del Piemontesimo fu vinta dai francesi. La seconda S era Sadova, la battaglia con cui la Prussia sconfisse l'Austria, perché noi, pur alleati della Prussia, perdemmo in maniera rovinosa sia a Custoza, dove un giorno mi dovevano spiegare perché andavano sempre a combattere a Custoza, dove perdevano sistematicamente, anche con un fattore scaramantico, si poteva cambiare campo di battaglia in Lissa. E la terza S è Sedan, quando i prussiani sconfiggono i francesi e consentono al Regno d'Italia di spazzare via le ultime tracce dello Stato della Chiesa, sono temporali con la breccia di Portavia. Quindi vedete la stratificazione di eventi che vanno molto al di là dei fatterelli, dei plebisciti, dello sbarco di Mille o altro. E ci sono anche altri aspetti che però non vanno sottaciuti. Guardate, basta andare a vedere i documenti, io non rivelo nulla di nuovo, mi si occupa di storia, queste cose le conosce. Se leggete degli atti parlamentari e dei rapporti che vengono fatti dai piemontesi su quello che era l'ex Regno delle Due Sicilie, in particolare anche delle nostre zone che furono attraversate dalla piaga del brigantaggio, ci sono delle frasi che anticipano in qualche modo il razzismo di Goebbels o del Terzo Reich. Si parla delle popolazioni autoctone, paragonandole ovviamente in senso dispregiativo a manifestazioni della negritudine. Guardate che il governo italiano chiese al Portogallo la disponibilità a cedere un'isola ancora da identificare nell'Oceano Indiano, dove deportare le popolazioni scomode, cioè quelle meridionali. Guardate che questa cosa ha una singolare e sinistra analogia con quello che volevano fare i nazisti quando ipotizzarono di poter trasferire gli ebrei europei in Madagascar, prima, quindi molto prima della soluzione finale. Molti purtroppo ignorano, perché a scuola queste cose non ce l'hanno raccontate, che i soldati napoletani, che
che si rifiutarono di giurare fedeltà al nuovo re, vengono imprigionati in quelli che sono i primi campi di concentramento della storia moderna, che saranno perfezionati per alcuni versi dagli inglesi nella guerra anglo-boera e poi avranno purtroppo il tremendo esempio industriale nella seconda guerra mondiale. E sfiniti dalla fame, dal freddo, dalle malattie, e molti furono impacchettati e regalati, e uso questo termine, stiamo parlando di esseri umani, al governo confederato degli Stati Uniti d'America, in guerra con il governo unionista, per farne quello che chiamiamo per un'accezione moderna carne da cannone. Nella guerra civile americana ci furono italiani che combatterono da un lato e dall'altro, c'erano i garibaldini con gli unionisti e c'erano degli italiani confederati mandati lì, non sapevano neppure loro perché e per come. Gli sconquassi dell'unificazione nel meridione sono talmente evidenti che ancora oggi ne parliamo. Strano, nell'89 la Germania si è unificata e in qualche modo tutti i contraccolpi dell'armonizzazione di due economie totalmente opposte sono stati assorbiti, e noi stiamo parlando ancora dopo 154 anni di una questione meridionale che ha forme più o meno attenuate, più o meno accentuate, ma che sono la filiazione diretta di quello che è stato il processo di unificazione a freddo. La prima cosa che fece i piemontesi quando arrivarono a Napoli furono quelli di portare a Torino le pingui casse del Banco di Napoli. Perché a differenza del regno di Piemonte e Sardegna, i Borboni le guerre le facevano veramente assai poco. Non stiamo parlando del paradiso sulla terra. Però i Savoia assicuravano ai loro sudditi almeno una cosa. Non c'era generazione che potesse essere arrivata da una qualsiasi guerra. I Savoia si beavano anche di essere considerati, si erano autoinvestiti in questo, di essere la piccola Prussia, perché erano abbastanza combattivi, era una dinastia che aveva dovuto ritagliare un suo spazio in maniera molto difficoltosa, è riuscita a arrivare al rango di re e riuscirono a garantire anche le guerre a tutte le generazioni dell'Italia Unita a partire dal 1861, perché se andiamo a vedere gli scadenzari delle guerre degli italiani, veramente ce n'è stato per tutti, con una grossa differenza con il regno delle Sicilie, che era che mentre al nord c'era la costruzione obbligatoria e nel regno di Napoli no, esistevano tanti tali modalità di esonero del servizio militare che in estrema ipotesi si poteva pagare un altro per fare il servizio militare al proprio posto. E invece quando arrivano in Savoia i figli maschi devono partire militare, 3 anni, immaginate le famiglie patriarcali in un mondo arretrato, in un mondo rurale, cosa potesse significare? Beh, il vantaggio era facile da ipotizzare al di là dell'aspetto legittimista e quindi di resistenza al nuovo che avanzava, ma anche questo è un frutto avvelenato di una nazione che nasce dal compromesso, nasce con la corruzione degli altri gradi dell'esercito borbonico. Questo spiega perché certe battaglie andavano in un certo modo e non secondo logica, spiega col fatto che l'aristocrazia borbonica conservò gradi e privilegi. Pensate che quando Francesco II va in esilio sul lago di Starnberg, perché la moglie era una Wittelsbach ed era la sorella di Sissi, c'è un solo nobile che lo segue in esilio ed è il Duca di Popoli. Io ho fatto abbastanza l'elemento di rottura, adesso prenderò anche le critiche, però vi garantisco quello che vi ho raccontato. Purtroppo è drammaticamente vero e noi con la storia dobbiamo ridurre a fare i conti e non a truccare la contabilità della storia. Grazie. Grazie per essere partecipi, ma questa presenza è stata limitata per fare il il professor Enzo Fimiani lo conosciamo tutti, sia come storico come direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara. A lui direi l'arduo compito di continuare, perché cioè come un filo, cioè continuare. No, più che continuare, io credo, come diceva Marco, che dobbiamo fare i conti una buona volta con la nostra storia tutta intera, ecco, fare una storia parte intera, questo lo diceva un grande storico, Lucien Febvre, uno dei grandi storici del Novecento, scrisse un famoso libro di metodologia della storia in cui sosteneva appunto esattamente questo. La storia è una dimensione complessa dove è plurima, plurale,
in chiaroscuro, no? Piena di contraddizioni, di aspetti controversi, qui dentro a volte c'è tutto e il contrario di tutto, e sono le vicende umane che lo portano. Se ci pensate, sono le nostre stesse vicende individuali che sono così, come sono le nostre vite in fondo, spesso sono complicate, non sono così semplici, non possiamo tagliarle con l'accetta del bianco e nero, no? Come si dice la storia, come è stato detto, la storia è quell'infinita varietà di grigi che sta tra il bianco e il nero, no? E figuriamoci se è vero questo per le nostre vite individuali, figuriamoci per le vite collettive, degli uomini in società, quanto questo sia in modo ancora più esponenzialmente vero. Quindi l'unico modo per in qualche modo fare pace con la nostra storia, in questo caso la nostra storia, questo è vero sempre a livello di metodo, per noi italiani lo è ancora di più, perché non riusciamo a fare pace con la nostra storia, o è ancora di più con la nostra storia, diciamo, unificata formalmente a livello statuale. E quindi la prima cosa da fare è questa, fare pace con la nostra storia guardandola tutta intera. E poi, secondo, quindi ben vengano, sostengo, le provocazioni intellettuali, in storia soprattutto, perché in qualche modo si tratta di un terreno da dissodare per evitare che si incancreniscano rispetto al nostro passato luoghi comuni, ignoranze in senso proprio etimologico, no? Cioè ignorare fette del nostro passato e così via. Questa sfida, quella di guardare la storia a parte intera, appunto, è l'unico modo per far sì che il nostro passato ci serva per vivere in modo più adeguato il presente e per programmare, mai visto mai, in modo migliore, più razionale il futuro, perché qui, no? Questo è il punto fondamentale, no? In Italia l'altro grande problema, appunto, è che, come dire, a volte sembra che ci manchi una dimensione, no? Le tre dimensioni del tempo, passato, presente e futuro, sembra che il passato in qualche modo ci manchi, no? Preso in mezzo tra il lavoro magari di coloro che la storia la fanno, no? Gli storici, gli studiosi, coloro che si... e invece la dimensione della pubblica, c'è uno scarto spesso tra chi la storia la fa e i cittadini che in teoria di questa storia dovrebbero, no, conoscere per larghi tratti le evoluzioni della ricerca storica. Quindi siamo qua in fondo anche per questo. E se ci pensate bene, dentro l'iniziativa di oggi, è stato detto 154, insomma, gli anniversari anche non a scadenze decennali in fondo sono una scusa, no? Ci consentono di stare qui, sono un'occasione, ci consentono di essere qui a discutere insieme, a riflettere insieme, a dibattere, ad avere idee eventualmente diverse. Benissimo, questo è il sale in qualche modo della convivenza civile, quindi bene, siamo qui anche al 154esimo, al 158esimo, perché sarà un altro piccolo passo, speriamo, per quella storia a parte intera che dicevo. Se ci pensate, quindi l'iniziativa di oggi attiene a questioni, ciò che ha detto Marco in fondo ce l'ha fatto già capire in parte, a questioni cruciali, non, come dire, a momenti eruditi del nostro passato che stanno più o meno lì e in qualche modo non incidono sul presente. E come appunto diceva Marco, cruciali perché l'incontro di oggi attiene in fondo alle nostre origini, all'atto di nascita della nazione italiana, tra virgolette, si sarebbe detto con il linguaggio ottocentesco, perché noi dobbiamo riandare all'Ottocento, no? Riandare a quel secolo per comprendere davvero modalità, tempi e chiaroscuri attraverso i quali si è fatta, si è concluso, diciamo, la prima fase, diciamo così, del processo di unificazione nazionale, che poi sarebbe continuata con le altre date, questa sorta di calendario, diciamo, storico del processo di unificazione nazionale fino alla Grande Guerra. Quindi si parla di questo, del nostro atto di nascita. E come quindi un po' tutti,
sempre più tendiamo a comprendere, si è trattato di un atto di nascita un po', come posso dire, controverso, in chiaro suono. Tempi e modalità del compimento, diciamo, dell'unità nell'annus mirabilis, nell'annus non so che come chiamarlo, certamente è stato un anno straordinario, non c'è dubbio, 1860, tempi e modalità di quell'anno chiaramente hanno contribuito ad un battesimo, diciamo, dell'Italia finalmente fantasy Stato, finalmente fantasy una e indipendente, riecheggiando quindi le aspirazioni, no? Gli ideali, gli aneliti di intere generazioni di italiani, che non dimentichiamo che, benché compiuta nei modi che sappiamo, quindi appunto in chiaro scuro, certo, l'unità comunque, nonostante tutto, rispondeva a ideali ed aneliti antichi. Quando, per cui rischiamo che una retorica si sostituisca ad un'altra retorica, no? Abbiamo vissuto tutti, siamo andati appunto l'età media, perdonate, no, non è ovviamente bassissima, no? Nel senso, quindi ci capiamo un po' tutti più o meno. Siamo andati tutti a scuola e credo tutti nella stessa humus, diciamo, educativa da questo punto di vista. Quindi abbiamo ricevuto l'input di una unificazione nazionale in qualche modo eroica, no? Un'unificazione nazionale in cui magari c'erano i buoni, no? Da una parte, i cattivi dall'altra, quindi in qualche modo una storia un po' imbalsamata, diciamo così. Noi sappiamo che invece la storia appunto è più complicata, più complessa, è fatta dei grigi che dicevo, però dobbiamo stare attenti oggi non solo a fare lo sforzo di posizionarci per quanto possibile, noi la storia la facciamo sempre ex post naturalmente, questo, no? Come dire, è il grande disagio dello storico naturalmente, no? È difficile sempre ricostruire esattamente il passato come è stato, possiamo tendenzialmente avvicinarci con un metodo serio e fondato, quindi dobbiamo riandare all'Europa e all'Italia dell'Ottocento, con tutto ciò che c'era stato prima di tutto, e in secondo luogo dobbiamo, come dire, capire che quando si fa la retorica dei limiti del risorgimento, ci si riferisce a noi meridionali, che in qualche modo per molti versi quella unificazione l'abbiamo anche subita, se volete, perché in fondo la fase finale dell'unificazione nazionale del 1860 di fatto è stata una vicenda, una storia militare, no? Una storia di eserciti più o meno regolari, naturalmente l'esercito piemontese regolare, diciamo, e i mille di Garibaldi gli irregolari per definizione, però attenzione, perché i vinti del risorgimento sono stati anche molti altri che sognavano un'unità diversa, i democratici, i mazziniani, coloro che avrebbero voluto una costituente, non dico una repubblica, che era ovviamente qualcosa di storicamente in quel momento, diciamo, utopico e inattuabile, ma certamente avrebbero voluto una diversa articolazione del processo finale di unificazione nazionale. Per esempio avrebbero voluto una costituente italiana, per riscrivere per esempio la carta costituzionale, una nuova carta costituzionale, larga e più, come dire, dal basso in qualche modo, che davvero costituisse il fondamento del pactum nuovo tra sovrano e popolo, che invece venne fatto, come sappiamo, attraverso la scelta plebiscitaria e la scelta, come sappiamo, di traslare la carta statutaria esistente, che era il famoso statuto albertino concesso, come sappiamo, concesso, non uso a caso questa frase, perché era, come sappiamo, una carta octroyé, come si diceva in Piemonte, cioè gentilmente concessa dal sovrano, quindi non esito e frutto di un processo costituente in cui i rappresentanti del paese e della nazione discutono e in mezzo a diverse posizioni trovano il compromesso, possibilmente in atto, per scrivere le regole del gioco costituzionale. Quindi lo statuto albertino venne traslato dal vecchio regno di Sardegna, divenne, come sappiamo, la carta fondamentale dell'Italia, del Regno d'Italia fino all'attuale. L'Italia ha avuto soltanto due carte costituzionali, no? Come sappiamo.
perché l'antifascismo ovviamente dal punto di vista fattuale, lo statuto albertino era ormai superato e ovviamente, ma insomma di fatto formalmente fino al 1947 alla firma della nuova costituzione, diciamo, democratica e repubblicana. Non solo, come ben sappiamo, perché poi i simboli in storia contano assai ben più di quanto si creda, come contano i miti, poi dirò qualcosa sui miti, miti e simboli che ci piacciono, perché la storia dobbiamo guardarla in faccia, appunto, non pensare che possa essere diversa a seconda delle nostre idee, e i simboli contano moltissimo. Il re, il nuovo sovrano d'Italia, decise, come sappiamo, di mantenere il numero ordinale di secondo, che indicava il secondo Vittorio Emanuele, secondo re della dinastia, appunto, Savoia, del vecchio regno di Sardegna. Questo è il punto, no? Diciamo così, era, sarebbe, avrebbe dovuto ovviamente prendere il numero ordinale primo per indicare nettamente, no, un nuovo inizio, una nuova origine di una entità statuale davvero nuova. Dicevo quindi che i vinti del risorgimento sono stati tutti quegli italiani che avevano sperato un'Italia diversa e non in qualche modo sabaudista, diciamo così, per dirla adesso in modo, naturalmente sto in modo grezzo e, diciamo, e semplificatorio, ovviamente semplificando questioni che sono molto più complicate, no? Però sta di fatto che ormai la storiografia e anche in parte l'opinione pubblica ha compreso come non sempre delle origini, come per i bambini, no? Si portano dietro una storia familiare, una genetica, si nasce, non sempre questi battesimi, diciamo, sono formalmente perfetti. L'Italia era imperfetta, e sta di fatto che forse anche questo, però, insieme alla nostra storia successiva, cioè al fatto che l'Italia per lunghi anni, cito ad esempio i grandi problemi strutturali successivi all'unità, l'Italia per tanti anni ha avuto pezzi interi dell'Italia unita che non sono stati completamente inseriti all'interno del nuovo regno come identità civile, intendo l'Italia meridionale, i cattolici che, come sappiamo, per decenni non hanno partecipato alla vita politica del paese, per una precisa, dopo il 1860-70, per un preciso input, diciamo così, del pontefice. E quindi queste doppie fedeltà degli italiani, no? L'ho definite in un'altra occasione, credo proprio qui bisognerà prima o poi scriverci qualcosa su questo, cioè l'Italia a lungo, forse ancora oggi, perché non dimentichiamo che la presenza in Italia esiste un potere, nel senso tecnico, che è quello dell'ecclesia, che è quella cristiano-cattolica, che è un potere che deriva le sue fonti di legittimazione, come dire, da una dimensione metafisica, quindi figuriamoci, è un potere che guarda al mondo, cattoliche, ecumenico, vuol dire esattamente guardare ben al di là del mondo, eppure esiste sul territorio italiano, addirittura in quella Roma che è la capitale d'Italia. E questa storia, che ci piaccia o no, conta tantissimo e condiziona tantissimo la nostra storia, che condiziona ancora oggi, creando proprio ciò che stavo dicendo. Uno dei grandi problemi italiani è proprio il fatto che gli italiani si sono trovati per la loro storia, quindi non è appunto è un portato concreto, è un esito storico plurimillenario, diciamo così, si sono trovati di fronte a un sistema plurimo di fedeltà pubbliche, così viene definito. Bisognerebbe scrivere prima o poi qualcosa, no? Nel senso che gli italiani si sono trovati a dover scegliere tra più obbedienze in qualche modo, no? Pensiamo per esempio all'antifascismo, che è tipico, questo sistema di fedeltà plurima è ancora più, diciamo così, esemplare, nel senso che il fascismo è stato un regime, come dire, che imponeva una fedeltà pubblica agli italiani più che altri regimi che abbiamo avuto in Italia unita, e gli italiani li erano presi in mezzo tra la fedeltà al re, che voleva dire la fedeltà, le tradizioni sabaude e legittimiste, tra virgolette, che mi è consentita questa frase, no? La fedeltà al duce, non in quanto capo del fascismo, il capo del governo, il fascismo che si faceva Stato, in qualche modo è Stato che si faceva fascismo, e poi la fedeltà al pontefice, no?
E poi la fedeltà non soltanto, come dire, di tipo personale, no? Ma anche una fedeltà di tipo simbolico e di legittimazione, quindi la Chiesa, lo Stato, il governo, diciamo in qualche modo particolare in quella fase, no? Questo è storia conta, no? Questa commissione, questo intrecciarsi di queste fedeltà plurime ha fatto sì, è stata una delle precondizioni storiche per cui l'Italia forse ha faticato, possiamo dire fatica, forse più, credo che sia più realistico dire fatica al presente, comunque ha faticato e fatica a trovare un'identità civile forte. Io credo che questo sia uno dei grandi problemi italiani che derivano proprio da tempi e modalità delle origini risorgimentali di cui stiamo parlando. Uno dei grandi problemi italiani è forse per certi versi il problema italiano, che l'Italia si differenzia dalle storie di altre aree nazionali, statuali, europee per il fatto che non ha un grumo, diciamo così, solido, delle solide fondamenta civili nel quale riconoscersi tutti noi italiani a prescindere dalle differenze di visioni politiche, ideologiche, religiose, di ogni tipo, no? Quella pluralità della democrazia. Dovremmo trovare questo nucleo originario. In Francia c'è un detto: sono felice come un 14 luglio. Si dice in Francia, lo dicono i francesi, andate nella Francia profonda. Che vuol dire questo? Cosa ci dice? No? Che comunque al di là delle differenze, sappiamo che cosa è il 14 luglio, cosa vuol dire per i francesi, la presa della Bastiglia, la festa nazionale per antonomasia dei francesi, al di là di tutto ciò che possiamo pensare, indica in qualche modo un riferimento preciso, collettivo, al di là delle differenze, al di là delle differenze. Il richiamo a quella rivoluzione francese che, nolenti o volenti, che piaccia o no, rappresenta comunque l'atto di nascita della Francia moderna, della Francia contemporanea e, diciamolo, anche di noi stessi, perché noi siamo qui in sistemi liberali democratici di fatto e sono nati esattamente a causa della cesura rivoluzionaria francese, che è stata anch'essa, ecco la storia, plurima, controversa, con aspetti discutibili, no? Con tutti i grigi, i chiari, gli scuri, che però sta di fatto storicamente rappresentato l'atto di nascita di tutti noi. E chiudo, perché forse è tardi, scusate, ma le questioni sono tali che si potrebbe discuterne e parlarne per ore, in realtà, perché ci riguardano, cioè riguardano anche i problemi nostri italiani di oggi, perché io rimango fortemente convinto che proprio quel deficit civile che ho detto, cioè il non esserci un gruppo fondamentale di principi e di valori nei quali riconoscersi tutti noi, a prescindere appunto dalle posizioni di ciascuno, singolo, di gruppo, eccetera, sia appunto il grande problema italiano che ci fa oggi vivere le crisi economico, finanziarie, politico, istituzionali, chi più ne ha più ne metta, in maniera più ce le rende più gravi, ce le aggravano. Il nostro vero deficit è civile. Questo sostengo da anni, a volte inascoltato, ma insomma spero che chiudo appunto dicendo che se, perché oggi trattiamo di questioni cruciali, perché in fondo trattiamo anche, ed è una cartina di tornasole di ciò che dicevo, di feste nazionali. L'Italia ha una festa nazionale? No. La risposta è no, perché non si chiama, ne abbiamo talmente tante, una pluralità tale che ci incasiniamo noi stessi. Qual è la nostra festa nazionale? Il 17 marzo potrebbe essere una, è un po' inventata in qualche modo, no? Di recente, per 150, però potremmo anche deciderla, decidere a freddo, una fusione a freddo, diciamo così, che il 17 marzo sia la nostra festa nazionale sentita da tutti, può essere, certo purtroppo abbiamo imparato in storia che non ci si mette a tavolino e a freddo si decidono, no? Da oggi in poi la nostra festa nazionale, da oggi in poi l'identità, abbiamo identità civile, purtroppo non funziona così. I portati della storia, quei miti famosi di cui parlavo prima, ma miti in senso buono, esistono i miti negativi, in storia esistono anche i miti in senso positivo, e sono quelli che fanno muovere la storia, non altro, non le fusioni a freddo. E noi non abbiamo un nostro bagaglio mitologico, civile, diciamo così, a cui riferirci. Le feste nazionali appunto in Italia ce ne sono tante e non ce n'è nessuna.
non è il 17 marzo, non è il 25 aprile, che pure dovrebbe essere la nostra festa nazionale italiana repubblicana, dalla quale veniamo, da lì veniamo noi, non è il 2 giugno, non è il 4 novembre, che pure rappresenta simbolicamente forse no, il momento di maggior coesione nazionale, quel 4 novembre 1921, quando venne scelta la famosa salma del Milite Ignota d'Aquileia, sapete un po' la storia, in mezzo ad altre, a un'altra decina di salmi di Milite Ignota, venne indicata una mamma che simbolicamente rappresentava tutte le mamme di figli morti in guerra senza sapere dove fossero i corpi dei figli nei fronti di guerre italiane, sul Carso, sulle Dolomiti, eccetera, eccetera. Venne scelta questa salma, come sappiamo, messa su un treno e iniziò il viaggio da Aquileia a Roma, per andare lì dove oggi, come tutti sappiamo, sotto il Vittoriano, c'è cioè il Sacello con il Milite Ignoto. Ecco, quello fu un momento straordinario, non dico straordinario perché può sembrare un'accezione di valore, ma senso tecnico, straordinario della vicenda unitaria italiana, perché quel viaggio fu incredibilmente affollato di gente, di italiani, che ad ogni stazione, non mi ricordo quanto durò questo momento, un vuoto, ma durò molto più di quanto avrebbe dovuto durare, perché si affollavano nelle stazioni centinaia di migliaia di italiani, perché quel Milite Ignoto rappresentava in qualche modo il sacrificio, no? Di milioni di italiani, di tutti gli italiani, in una guerra terribile come è stata appunto la Grande Guerra, con i nostri 700.000 morti, 1,5 milioni di mutilati e di feriti, decine di migliaia di scene di guerra, l'opzione che nacque allora, come sappiamo, che tornarono toccati nella psiche da quella guerra e così via, e tutto ciò che poi avrebbe portato il primo dopoguerra all'Italia, no? Quindi, nonostante questo, quindi il 4 novembre avrebbe potuto essere in teoria simbolicamente la festa dei comuni italiani, non lo è neppure il 4 novembre. Quindi questo deficit anche di avere una festa nazionale, non le naturale, nei paesi con una maggior coesione civile, la festa nazionale è una, poi ce ne sono altre ovviamente, ma ce n'è una che in qualche modo rappresenta la nazione, quel gruppo di valori condivisi che tutti hanno. Un lepenista in Francia lo sente il 14 luglio. Io ho parlato con molti lepenisti in Francia, li conosco. Loro vengono il 14 luglio la Francia. Poi dopo non gli piace una serie di cose, l'evoluzione, no? La bandiera, tutte le retoriche che sappiamo, varie ormai, no? E le controretoriche, ci mancherebbe altro. Ma si riconoscono francesi in quanto da lì deriva la Francia moderna e la Francia di oggi. Questo è il punto. E quindi secondo me su questo dobbiamo tornare a riflettere, a scavare nella speranza di avere chissà un giorno anche noi la nostra mitopoiesi, come dicono, mitopoiesi vuol dire la creazione di un mito di condiviso che ci consenta tutti di essere finalmente un po' più italiani. Chiediamo al professor Patriciani, prima di chiedere al professor Patriciani ci è arrivata la comunicazione del presidente della regione, prima il presidente Di Marco ricordava quali e quanti sono le necessità legate al rischio idrogeologico, ai problemi del sottosuolo e a tutto ciò che sta accadendo in questo momento in provincia, ma anche in regione in Italia. Il presidente della regione è, sentite tutti dove, quindi molto simbolica anche per questa serata, è Civitella del Tronto ed è per un sopralluogo per una frana, quindi ci porta i suoi saluti, ci manda i suoi saluti. Vedete quanto è difficile per chi amministra oggi, forse lo è stato sempre, ma oggi in particolar modo cercare di essere presenti dove poi si vuole essere presenti in alcune situazioni istituzionali legate alla cultura. Chiedere una pillola di risorgimento in Abruzzo al nostro Marco Patriciani e inviterei poi successivamente all'intervento di Patriciani il presidente Mantoscio, se vuole, a dare un suo contributo successivamente all'intervento del professore, cioè, ci farebbe davvero tanto piacere. Quindi una pillola di risorgimento. Sintesi estrema. Beh, l'Abruzzo, come tutte le società arretrate, è stata una terra di resistenza per antonomasia, cioè che cercava in qualche modo di essere impermeabile al nuovo,
gli abruzzesi combatterono contro gli austriaci, quando entrarono gli austriaci, contro i francesi, quando erano i francesi, combatterono contro i piemontesi e poi nella seconda guerra mondiale combatterono contro i tedeschi. Quindi cioè, esiste nei tessuti sociali arretrati esiste questa forma di porsi, partendo anche dal presupposto ineludibile che il cosiddetto risorgimento, gli ideali carbonari, liberali, unitari, eccetera, appartennero a delle elite assolutamente ristrette. Ad esempio mi viene in mente che Spoltore ha 5 nominativi di garibaldini che parteciparono all'impresa di Mille, quindi poi se andiamo a vedere ci furono coloro che forse sembrano guardare più lontano degli altri. Io vi racconto un piccolissimo episodio che è molto emblematico dell'atteggiamento dell'Abruzzo arretrato nei giorni in cui si compiva il processo di unità nazionale simbolico, ma comunque si compiva. E questo lo devo al professor Franco Di Silverio, dimenticato professore urologo scomparso un paio di anni fa, che una volta mi chiamò e mi fece vedere un documento, adesso potrei confondermi, non ricordo se era Città Sant'Angelo o Loreto Pontino, ma potremmo tranquillamente verificarlo. E arrivava il re di Piemonte che si apprestava a diventare re d'Italia, ma pensate in che modo è stato fatto l'Unità d'Italia, non avevano neanche una cartina del territorio, per cui non sapevano come attraversare l'Abruzzo per arrivare a Teano, che poi secondo alcuni non fu neppure Teano, il luogo dell'incontro, ma Caglianello, forse Teano suona molto meglio nella mitologia risorgimentale, il ricordo di Caglianello sembra quasi uno sketch da film di Totò. E ci fu il barone Compazzuccheri che gli fornì queste cartine, e poi ci fu il sindaco, ripeto, ricordo adesso se di Loreto, Città Sant'Angelo, al quale dissero, guarda, sta arrivando il re, qui bisogna mettere i manifesti del benvenuto al re, perché questo diventa il re d'Italia. Allora il sindaco si fece fare un preventivo, quando vide la somma che risultava per raffiggere questi manifesti, aggiunse con una matita grana grossa questa frase, nin serve, non serve, per cui quei manifesti non vennero mai stampati. Se si può accomodare, se gli sembra piaceva, penso di sì, professor Mattos, il presidente Mattos ci abbiamo incastrato. Io gli cedo il mio posto perché sono. No, io devo anche lasciarvi per ragioni che ci ha esplicitato il presidente della provincia, quindi ne approfitto per salutare tutti. Io vi chiedo scusa, ma sono praticamente oggi con il dono dell'ubiquità, sono due tavoli diversi, quindi scappo, vi saluto e grazie ancora la parola al presidente Mattos, che mi dispiace non sentire. Questo è proprio una doppia cattiveria, perché la provocazione coinvolge e poi insomma mi lascia anche sulla brace. Allora davvero buonasera a tutti, soltanto due stimoli da riportarci a casa tutti, da risolvere con la discussione, vista l'ora tarda e vista soprattutto la ricchezza degli argomenti che ci sono stati rappresentati. Se volessimo sintetizzare gli aspetti più rilevanti, due brillantissimi contributi che ci sono stati offerti da Marco e da Enzo, direi che dovremmo continuare a riflettere dal punto di vista storiografico sulle modalità con le quali è nato il nostro Stato unitario e non tanto la certificazione della nascita della nazione italiana, che invece è un processo sul piano dell'evoluzione dei secoli molto più lungo, per fortuna. E poi un altro aspetto importantissimo riguarda anche il cerimoniale, se si vuole, con cui celebrare la nascita di uno Stato dal punto di vista della certificazione delle vicende storiche. Ce ne sono tantissimi altri problemi, ma almeno questi mi sembrano gli aspetti più importanti. È evidente che la complessità con cui è nato lo Stato unitario italiano ha costituito, costituisce probabilmente, come è giusto che sia, continuerà a costituire oggetto di indagine degli storici, non c'è generazione di storici italiani e non solo italiani che non se ne siano occupati prima o poi. La ragione è nel DNA della vicenda, talmente fatto di chiaroscuri e di
sfumature di grigio, come ha detto anche Enzo, che resterà sempre un tema di attualità per chi si cimenta o si cimenterà con il tema della certificazione della natura e del modo con cui è nato lo Stato unitario. Vorrei invece richiamare un po' di più l'attenzione sulla ritualità con cui in qualche modo condividere, no, l'accettazione della nascita dello Stato unitario. Io credo che qui bisognerebbe essere coraggiosi, emblematici e anche al limite della temerarietà, capisco, della provocazione, come in parte è stato l'intervento naturalmente positivo di Marco, perché queste sono scelte che o si assumono in conseguenza anche di shock o in termini di riflessione, in termini intellettuali, di partecipazioni a episodi di vita collettiva, oppure certamente non potrebbero assumersi per decreto, per iniziativa regolamentare. Io direi che bisogna condividere una parola per poter certificare la nascita dello Stato unitario italiano. La parola per me è libertà, e dovrebbe essere questa la distinzione o il riferimento lessicale attraverso cui costruire anche, se si vuole, una grammatica dimostrativa di una attualità da condividere. Se ci danno Cavour, ma Cavour è stato tantissime cose, anche lì chiaroscuri e sfumature di grigio, insomma, nella personalità storica di Cavour. Ma una cosa è certa, come diceva egli stesso, da un punto di vista dei cenni autobiografici a cui qualche volta si è lasciato andare, lui stesso diceva: io sono figlio della libertà e adesso devo tutto quello che sono. E quando le vicende storiche nazionali si sono allontanate dalla condivisione dello spirito della libertà e della scelta netta di parte a favore della libertà, che anche le ritualità hanno assunto significati di parte, sia pure certamente non banali riguardo anche gli episodi grandi, drammatici, che si proponevano di sottolineare, di rappresentare. Mi riferisco anche alla vicenda del 1921 e alla continuità di quella vicenda che anche nella Repubblica è interpretata dalla festa delle forze armate, del 4, delle forze armate, non dell'unità nazionale, del 4 di novembre. E la libertà è la tradizione della rivoluzione francese. I movimenti risorgimentali europei sono l'espressione e l'evoluzione della rivoluzione francese, della grande cultura illuministica che nutrivano i sentimenti di libertà degli individui, ma anche i sentimenti di libertà dei popoli, e il battersi anche per la conquista delle indipendenze dei popoli in nome di principi di libertà. E la verità è che la libertà in Italia si riconquista nel 45, questi giorni ci fanno approssimare certo ai festeggiamenti dei 100 anni della prima guerra mondiale, della conclusione della prima guerra mondiale, ma anche al 70° anniversario della conclusione della seconda guerra mondiale, della conclusione per noi, per l'Italia, anche della guerra di liberazione nazionale. Per cui io non ho nessun dubbio, nessun tentennamento. La data la si può scegliere, ma la data dovrebbe essere questa, insomma, dovrebbe essere quella che certifica la nascita dello Stato unitario italiano in nome della libertà,
nel rispetto del principio del suo diritto ad appartenere alla grande comunità. Allora dei, può essere solo il 20 settembre, dei, non dei ci possono popoli. Essere altre date. 20 settembre, basta. Alla di appartenenza alla comunità dei popoli a livello internazionale. Ho detto che la data può essere quella che vuole, bisogna stare ai fatti. Fatti che poi, insomma, la libertà non la riconquistiamo davvero 70 anni fa, e con la libertà riconquistata 70 anni fa nasce l'ordinamento democratico e costituzionale che abbiamo, che comunque è fino a prova contraria, è l'espressione più avanzata della storia della nostra democrazia. Se quindi vogliamo sforzarci di sottolineare anche con le ritualità istituzionali l'appartenenza alla grande comunità delle famiglie nazionali europee che sono impregnate nel loro DNA con le battaglie della rivoluzione francese e l'origine dei movimenti di indipendenza a cui quelle battaglie diedero vita, io mi permetto di esprimermi naturalmente ma senza dover essere necessariamente condivisi, è evidente che ci si deve sforzare di sottolineare come è la democrazia con la riconquista della libertà che si afferma con la fine della battaglia di liberazione nazionale con la seconda guerra mondiale che legittimerebbe anche l'indicazione questa sottolineatura di spirito civile, di etica pubblica da condividere per celebrare anche l'identità nazionale, che voglio comunque a rischio di dire che c'è poco, l'identità nazionale c'è per fortuna, ce l'abbiamo, non è che la certifichiamo con una data, insomma, c'è perché è nei secoli prima anche del 1861 che si era sedimentato, stratificato, si era autolegittimato, insomma siamo l'unico popolo al mondo che si è unificato prima di qualunque altro popolo nella propria cultura, nella propria lingua, sia pure spesso attraverso le elite che hanno e sempre hanno influenzato la storia dei popoli, anche quelli più importanti dei nostri, e diverso invece la storia politica, la storia degli ordinamenti istituzionali, quindi la nascita di uno Stato. Di uno Stato unitario. Mi sto parlando di questo secondo aspetto, non dell'identità nazionale, per fortuna, che non va mai sottolineato, per fortuna c'era, continua a esserci e deve continuare a inorgoglirci anche in un mondo così cambiato, così globalizzato, perché sono e nelle nostre radici antichissime che c'è anche la nostra identità nazionale. Poi sono più interessante, no? Dal punto di vista delle iniziative istituzionali, so che è pericoloso, sapete che in tanti hanno provato ad agitare l'argomento, in tanti ci sono anche bruciati sotto il profilo politico, semplicemente nell'agitarlo, però forse sarebbe colpevole far finta che il problema non esiste. Forse sono maturi i tempi per essere molto più obiettivi, molto più severi, molto più saggi nel condividere una chiave di interpretazione. Io propongo la libertà, non stare a qualche altra proposta, non so quale può essere, io propongo la libertà, che mi sembra quella molto scema e più scema da qualunque retorica, ma è anche quella che è maggiormente ricorrente nella costanza della storia del popolo italiano nel farsi nazione, ma anche della storia dello Stato italiano, che non è molto lungo, molto antico, nonostante perché in apparenza possiamo credere, perché come sappiamo siamo arrivati con grave ritardo anche a darci questa disciplina, perché la condizione di uno Stato unitario significa anche condividere una disciplina che evidentemente, insomma, c'è un po' poco corso nel nostro tipo di identità nazionale, però trovo che anche l'altra sottolineatura che faceva Marco, insomma, che è una costante, l'essere resistenti, che va molto nella
lettura positiva, perché naturalmente per l'essere dei sistemi, non soltanto essere dei sistemi perché costretti, quindi bisogna reagire, si è costretti a reagire, e quindi quasi un po' come soggetti che si è trascinati nelle vicende della storia. Il concetto di resistenza è un concetto molto, molto complesso e denso di grandi valori, di grandi significati, che è sicuramente non un patrimonio di una sola stagione della nostra storia nazionale. E se questo tema fosse ricco e ben coniugato con la prospettiva della libertà e l'assunzione della libertà come altro filo conduttore, potrebbe forse aiutarci a fare una scelta coraggiosa dal punto di vista istituzionale. C'è una, a proposito di protezione, i presidenti dello Stato, della nostra Repubblica, su questo argomento non si sono mai spesi. Forse è il caso di provare a insistere affinché nelle responsabilità della più alta carica dello Stato possa rientrare con la provenza, che naturalmente il tema richiederebbe, una missione, quella di provare a saper far maturare un orientamento prevalente, ampio, di grandissimo consenso, per la scelta davvero di una festa nazionale. Così come Ciampi, lo voglio ricordare, come Presidente della Repubblica, riuscì a far riscoprire i sentimenti di affezione anche al tricolore, e quindi al recupero e alla riscoperta dell'orgoglio anche del destino nazionale, perché è chiaro, parliamo di simboli, però i simboli sono il sale, il pepe della vita pubblica e anche della legittimazione di uno Stato. Forse, insomma, e ci auguriamo che prima o poi qualche Presidente della Repubblica assuma come missione quello di far crescere nel dibattito pubblico, nella consapevolezza pubblica e nazionale, quindi nei grandi orientamenti popolari, la maggiore espressione affettiva verso una proposta di festa nazionale. Forse ho fatto troppo lungo, ma gli argomenti erano tantissimi, ho voluto chiamare l'attenzione e accettare gli stimoli prima di diritti che invece portiamo a casa le nostre riflessioni in altri modi, con altri strumenti, su questo aspetto che mi sembrerà presente in entrambi i bellissimi interventi che abbiamo ascoltato. Grazie e buonasera. Grazie al professor Bartoscio, e a questo punto chiudiamo, se non ci sono altri interventi da parte della Sofia, c'è qualche intervento immaginato, perché avevo visto prima, se si avvicina qui a un microfono, portiamo il suo intervento. Guarda, se può... Grazie dell'opportunità. Dunque, io volevo dire tantissime cose. L'Unità d'Italia, 1861, è una data storica che, come ha detto lei, giustamente rappresenta soltanto un aspetto marginale. L'Unità d'Italia è del 1870, dopo la breccia di Corte Pia. Questa è l'Unità d'Italia, perché dopo il 1861 c'era rimasta ancora in piedi la questione di uno Stato pontificio che continuava a esercitare il suo potere e divideva l'Italia ancora in due parti. Sedan, la battaglia di Sedan, indebolisce militarmente la Francia e Garibaldi ha così l'occasione per poter marciare su Roma, sullo Stato pontificio. Non dimentichiamo che Pio IX, chiamato poi definito il boia di Perugia, aveva fatto trucidare 200 persone a Perugia che avevano cercato nei loro modi di raggiungere l'indipendenza anche a Perugia, quindi avevamo uno Stato pontificio terribile. Quando parliamo di Unità d'Italia, parliamo sì di un'Italia che si riunifica, ma parliamo di un'Italia che al centro
allo Stato Pontificio, al sud del Regno delle Sicilie. Lo Stato Pontificio pone una questione religiosa cattolica, lo Stato delle Sicilie pone una questione meridionale. Quindi lo Stato Pontificio, come ha detto Camillo, penso con te che ora, libera Chiesa e libero Stato, perché questa era l'unica espressione possibile a quei tempi, in quanto esisteva solo la religione cattolica. Venivamo fuori da un sistema medievale dove vigeva il libero pensiero, sappiamo benissimo che cosa poi ci ha portato, no? Ci ha portato alle guerre appunto di religione. Nella parte sud avevamo il brigantaggio che appunto, avendo subito l'indipendenza italiana, non essendoci una cultura, ha poi portato alla formazione delle mafie. Parliamo di unità d'Italia, ma l'unità d'Italia giustamente è da rivedere e correggere, perché abbiamo 5 regioni a statuto speciale, 3 abbiamo San Marino, Campione e Città del Vaticano, che sono 3 stati indipendenti all'interno dello Stato italiano. Abbiamo ancora le mafie, Camorra, Ndrangheta, Sacra Colonnina, che più ne ha più che comandano tutto il mondo in un punto geografico, come diceva il Metternich, l'Italia è un'espressione geografica, piccolissimo, perché se vai a girare il mappamondo l'Italia non si vede nemmeno, però tutta questa concentrazione di potere è tutta in Italia. Qualcuno però aveva detto, abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Il problema è proprio questo, è una questione di cultura. Nessun partito politico, e questa è colpa di tutti i partiti politici, indistintamente dall'estrema destra all'estrema sinistra, si è mai preoccupato di creare l'italiano, di creare cioè una coscienza sociale. L'unica data che io appunto stavo gridando dal mio posto di lavoro che può unificare l'Italia è il 20 settembre, perché il 20 settembre noi abbiamo fatto l'Italia. Il 20 settembre abbiamo sancito che deve esistere uno Stato al di sopra di tutte queste altre organizzazioni, quella religiosa, quella mafiosa e così via, quella di interesse di parte e così via di seguito. Questo è il fondamento, deve essere il fondamento. Nel 1871 già nasceva un'Italia dei principi laici, la laicità è il nostro elemento di unificazione. I principi fondamentali della religione, dell'illuminismo, che appunto sfociano poi nella rivoluzione francese, hanno un grande obiettivo, quello proprio di segnare il passaggio da un sistema medievale a un sistema moderno, nel senso che il sistema medievale era completamente, in un qualche senso, asservito da un sistema di superstizioni, un sistema religioso. La lezione dell'illuminismo è proprio questa, di creare un salto di qualità, cioè il passaggio da un sistema, dal destino dell'uomo gestito, ordinato da presunzioni, da religioni più o meno inventate dall'uomo, fino ad arrivare al punto in cui l'uomo prende coscienza di sé. Cioè con l'illuminismo, il vero messaggio dell'illuminismo è che la libertà, ci sono la libertà, alcuni diritti fondamentali sono insiti nell'uomo, sono connaturati nell'uomo stesso, quindi non c'è un'entità diversa che te li deve dare. Quindi in questo senso anche la Costituzione italiana tradisce i principi dell'illuminismo, qualsiasi Costituzione del mondo tradisce in un certo senso i principi dell'illuminismo, perché sono dei principi che vengono dati all'uomo, no. L'illuminismo dice che questi uomini vengono prima di ogni cosa e appartengono all'uomo stesso. Questo è il vero senso della rivoluzione illuministica, quindi è questa l'unità, è questo ciò che deve permettere all'uomo di maturare. Al di fuori di questi principi, cioè dove l'uomo diventa un protagonista di se stesso, artefice delle sue fortune, è capace di scegliere, di prendere le decisioni liberamente e autonomamente, non ci può essere né un'identità italiana, né progresso, né libertà. Quindi questa è la vera lezione. Il problema dell'unità d'Italia è una mancanza di cultura che noi non riusciamo ad avere, non riusciamo ad essere un popolo unito, non riusciamo ad essere un popolo che ha una coscienza sociale di sé. Noi non possiamo essere fieri di essere italiani perché siamo ancora soggiogati da un'infinità di poteri trasversali. Non l'ultimo, la Chiesa. La Chiesa è il peggiore di tutti, quello che distrugge l'uomo. Ancora oggi. Ma come ti permetti? Oggi abbiamo una serie di infatti, andiamo a vedere alcune cose, per esempio,
appunto, io dicevo che il passaggio da Cavour ad oggi, libera Chiesa e libero Stato, oggi dovremmo dire libero.